Ciao a tutti, boys and girls, bentornati sul canale. Nuovo plan with me, nuovo bullet journal di marzo. Ma prima voglio farvi vedere quello dello scorso video, la lampada che non funzionava. No, non sono andata a cambiarla, è sempre la stessa. L'unica cosa che ho cambiato sono le batterie. Adesso funziona. Ok, non si vede perché c'è luce, ma vi assicuro che funziona ed è stupenda. Quindi l'unica cosa che non andavano erano le batterie. Ritorniamo a Bullet Journal. Perché ci ho messo così tanto a pubblicarlo? Perché intanto il disegno si stava rovinando. Ho usato i nuovi acquarelli, questi qua, con questo pennello qui, che secondo me non lo so usare perché si stava per bucare praticamente il foglio, oppure il foglio, questo qua non è adatto per gli acquarelli. Ci vuole una carta più ruvida. Comunque vi farò vedere cosa ho combinato, come ho decorato il nuovo bullet journal, ma prima, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, spero vi piaccia, anche se ho combinato un pasticcio. E adesso vediamo come ho decorato il nuovo mese. Bene, iniziamo. Allora, ho disegnato il mio fiore preferito, che come si può vedere sono i tulipani. A me piacciono tantissimo. E come colore di questo mese, se gennaio era il blu azzurrino e febbraio il rosa, questo mese di marzo ho deciso di farlo verde perché mi ricorda primavera, mi ricorda la natura, tutti i fiori che fioriscono, le foglie che crescono negli alberi. E poi qua, come si può vedere, sto usando gli acquarelli che non so usare, ancora qua non si vede il danno, ma si vedrà dopo. E poi qua che inizio a colorare il primo tulipano di questo rosa stupendo, mi piace tantissimo questo rosa delicato. Ecco, qui ho aspettato che si asciuga, ci ho messo un bel po' e poi vi faccio vedere com'è completo. Ed ecco qua, sono venuti bene i tulipani, mi è piaciuto un sacco. Adoro questo rosa. Ed ecco qua, se vi piace lasciate un like. Come sempre ho già iniziato a disegnare, non avevo ancora ammaccato il rack, non me ne ero accorta. Ho deciso di non usare il pennarello perché sennò si macchiava, visto che con l'acquarello si diluiva e si sporcava tutto, ho deciso di farlo direttamente con le matite. Ed ecco qua, ho provato a fare la scritta e non mi è riuscita. Quindi è un disastro pure la scritta. Comunque ho deciso poi di fare tutto con gli acquarelli. E come sfumature per il mod ho usato tutti i colori delle foglie. Verde, chiaro, giallo, perché le foglie diventano pure gialle, arancioni, rosse e marroni. Sono tante sfumature di foglie. Comunque poi ho usato gli stampi per fare i giorni e sempre usando il colore verde perché ho detto che questo mese ci sarà come colore verde. Ecco come il colore del mese non mi veniva. Ed eccolo qua. Vi faccio vedere bello completo di adesivi e ma vi faccio vedere anche la parte dove si vede la macchia. Eccolo qua che si è rovinato tutto. Non sono gli acquarelli, ma è il pennarello che ho utilizzato, quello nero. Comunque qua sempre tema adesivi, le piante. A me piace tantissimo la natura e qua le luci perché mi piace anche la luce, l'energia solare, cose che rispettano tutte cose della natura per non inquinarla. E niente, queste cose qui. Qua sempre le piante. L'ho fatto tutto uguale questa volta.
tranne gli ultimi 3 giorni. Ovviamente tutti i giorni sono uguali a quelli di febbraio, tranne il 29, 30 e 31. E qua ho fatto una scritta di Mark Twain. A me piace sempre mettere una frase che aiuti a motivarmi. Il segreto per andare avanti è iniziare, non fermarsi mai e migliorare sempre. Mi raccomando, ragazzi, non fermatevi. Se vi piace. E questo è il mese di marzo. Come avete visto, l'ho fatto super semplice. Questi due qua mi hanno rovinato la scritta che ho fatto all'inizio marzo, perché a parte che questa penna secondo me non va bene, perché vedete, c'è questa, quando scrivete macchia pure il retro del foglio, più diluito con un po' d'acqua si spargeva in tutto il foglio, quindi ecco perché non è venuto bene. Comunque io ringrazio a tutti per aver visto il video fino alla fine. Se ti è piaciuto lascia un like, anche se non ti è piaciuto, please. Comunque no, siete liberi anche di mettere un non mi piace se non vi è piaciuto. E niente, questo è tutto. Io ringrazio per essere arrivati alla fine. Spero di avervi tenuto compagnia. Se volete seguitemi anche sui social, i link sono nell'info box. E niente, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!